Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di iSir. Se vi sono piaciuti i miei video precedenti, vi consiglio di iscrivervi al canale. Clicca la campanellina. Inoltre, non dimenticare di visitare il sito internet www.borderlandtalia.com. Vi avevo anticipato che avrei fatto un video che mette a paragone i due verbi in inglese che entrambi in italiano vengono tradotti come fare, che sarebbero do and make. Come già detto, entrambi in italiano vengono tradotti come fare, per gli inglesi hanno significati diversi e infatti vengono utilizzati in situazioni diverse. Vi dico qual è la mia regola. Se io sto producendo qualcosa e c'è un prodotto fisico che nasce dalla mia attività, proprio se lo faccio con le mani, uso make. In tutti gli altri casi, uso do. Ovviamente in questo caso, quando do viene utilizzato col suo significato di fare, non ha funzione di ausiliare. Facciamo degli esempi. Mi faccio i compiti per casa, io dico I do my homework. Sì, è vero, un'attività fisica, però diciamo un'attività intellettuale alla fin fine. Se per esempio sto rifacendo il letto, dico I make the bed, oppure I'm making the bed. Sto rifacendo il letto. Se devo dire io faccio il mio lavoro, dico I do my work. Ma per esempio, se io voglio cucinare il pranzo, dico I'm making lunch. Lo so che in questo video di pochi minuti è difficile catturare la sottile differenza fra questi due verbi, quindi infatti ci vuole la pratica. Ma una cosa che vi voglio puntualizzare è che in italiano noi utilizziamo il verbo fare con molti sostantivi. In inglese molti sostantivi hanno un verbo dedicato. Per esempio, è vero che si può dire I do the dishes, per dire sto facendo i piatti, nel senso che li sto lavando, è più giusto dire I'm cleaning the dishes, sto pulendo i piatti. Per fare la doccia non si dice I do the shower o I make the shower. Si dice, come vi hanno insegnato a scuola, I'm taking a shower. Se invece uno sta facendo il bagno, il verbo giusto è have, I'm having a bath. Quindi state attenti che in italiano utilizziamo il verbo fare come verbo generico di fare qualcosa, ma in inglese ci potrebbe essere un verbo proprio. Ovviamente se voi non sapete, non vi ricordate il verbo che va a un particolare sostantivo, utilizzate do o make in base alla situazione, che sicuramente vi capiranno. Però è giusto imparare verbi giusti che si legano a determinati sostantivi. Questo ovviamente lo si impara con la pratica. Molto bene! Se vi è piaciuto questo video, iscriviti al canale e ci vediamo col prossimo video. Ciao!